Allora, insieme a mister Marco Vagnarelli, appena terminata Porto San Giorgio Bulldog Under 21, inizialmente si faceva fatica a trovare il bandolo della matassa, poi dopo essere passati in vantaggio la loro reazione e poi è venuto tutto quanto un po' più semplice. Sì, purtroppo ci complichiamo sempre la vita da soli, come anche era successo domenica scorsa nel primo tempo. E pecchiamo ancora di errori troppo, diciamo, forse per deconcentrazione, non lo so. E niente, però sapevamo che loro erano una squadra ostica, dura, ben messa in campo da mister Vitale. Però vabbè, tutto sommato è andato abbastanza bene. Un Alessio Stipa molto in forma, abbiamo visto, autore di 3 reti, tra cui anche un rigore. Poi nel secondo tempo è risultato praticamente ormai acquisito, ci ha pensato anche Matteo Luciani a chiudere in qualche circostanza bene la porta alle occasioni avversarie, a dire di no. Sì, ma io non tralascerei anche Sokol il primo tempo, che ha fatto ottimi interventi. Abbiamo 2 grandi portieri molto bravi e ognuno fa la parte sua. Se continuiamo così possiamo toglierci delle soddisfazioni.